Benvenuti su New Europe Studio, quest'oggi abbiamo un ospite dall'Italia, Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo. Iniziamo subito con l'onorevole, con il caso Juncker. Volevo capire un attimino quale idea si era fatta lei di questo affair che sta mettendo in crisi un po' il nuovo Presidente della Commissione. Credo che le idee siano abbastanza chiare, almeno per noi del Partito Popolare Europeo, nel senso che sicuramente è una posizione politica quella contro Juncker, perché sarebbe assurdo che qualcuno si fosse svegliato oggi, dopo che Juncker è diventato Presidente della Commissione, per rendersi conto che Lussemburgo è un paese che facilita e dà così, diciamo, delle condizioni di favore dal punto di vista fiscale a certe entità. Quando Juncker ha ricoperto tantissimi ruoli di primo piano, non solo nel suo paese ma anche in Europa. Oltretutto noi sappiamo che l'Europa soffre di questo problema, non soltanto rispetto a Lussemburgo, ma ci sono tanti paesi, no? Dall'Olanda, la stessa Gran Bretagna, tanti paesi che offrono delle facilitazioni perché cercano di attrarre, creando quindi della concorrenza sleale, tra virgolette, una sorta di dumping interno. Quindi io mi auguro che questa sia la volta buona per affrontare definitivamente a viso aperto questi problemi, perché non possiamo più permettercelo adesso in tempo di crisi, non possiamo permettercelo, dico da italiana soprattutto, che le nostre aziende siano attirate da condizioni estremamente più favorevoli in tantissime altre parti d'Europa. Quindi mi auguro davvero che questa ipotesi che si è fatta di mettere in piedi una commissione che in tempi rapidi mette sul tavolo delle regole che armonizzino il più possibile e rendano la competizione all'interno d'Europa una cosa equa. Hanno domandato appunto gruppi politici euroscettici le dimissioni di Juncker, ci sarà una mozione, però mi sembra di capire che i numeri non ci sono in Parlamento e dunque insomma non c'è nulla da temere, secondo lei. Guardi, io non voglio fare una difesa ideologica e non mi interessa davvero, io dico da italiana quello che mi interessa soprattutto sia che finalmente noi mettiamo in campo delle regole che permettano una competizione corretta all'interno dell'Europa, perché così com'è, io ho fatto anche delle interrogazioni in questo senso negli anni passati, sono lì documentate e si possono andare a vedere, dove chiedevo proprio alla Commissione un parere su questi squilibri. Ecco, io avevo usato la parola dumping e la Commissione mi ha anche bacchettata, diceva il deputato non può utilizzare questo termine, però diciamo che ci siamo capiti, ecco, queste disuguaglianze forti, questi squilibri forti e pesanti, che ovviamente poi noi italiani che siamo dei paesi dove la tassazione è la più elevata, se non la più elevata in assoluto, sicuramente siamo tra quelli che soffrono di più questa situazione, oltretutto avendo una manifatturiero di altissima qualità, di altissimo pregio, inutile che lo dica un italiano, quelle che sono le nostre caratteristiche, ma diciamocelo tra di noi subiamo pesantemente questa concorrenza, subiamo pesantemente questo squilibrio interno. Quindi io mi auguro pragmaticamente che non sia, cioè se mandano a casa Juncker, voglio dire, non c'è un cittadino europeo o italiano che ne ricavi un beneficio, mentre se mettiamo in piedi una commissione che finalmente detta delle regole eque, credo che ci saranno moltissimi cittadini europei e italiani che beneficeranno di questo risultato. Quindi credo che si debba essere pragmatici e guardare al bene dei nostri cittadini, non alle battagliette politiche un po', diciamo così, fuori luogo, soprattutto in momenti così difficili dal punto di vista economico. Passiamo invece alla crisi Ucraina-Russia. Lei ha recentemente lanciato una dichiarazione appunto. Ho presentato un'interrogazione. Andrà alla NATO rappresentante Mogherini. Sì, perché noi come italiani in particolare, ma non solo italiani, sicuramente siamo in prima linea proprio perché abbiamo un paese manifatturiero che in questo momento di crisi e di contrazione di mercato interno
sta in molti dei suoi settori sopravvivendo grazie all'export. Ed è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, molto export dall'agroalimentare al calzaturiero alla moda ha come destinatario la Russia. Quindi la situazione che si è venuta a creare di tensione con questo nostro partner, che era diventato un partner strategico per l'Unione Europea, sta creando delle enormi difficoltà. Lei pensi che il calzaturiero e la moda hanno subito, mi hanno detto l'altro giorno a Milano, di un incontro che abbiamo fatto proprio con gli europarlamentari, con i settori, l'associazionismo delle categorie produttive, da gennaio di quest'anno l'export, un tracollo calzaturiero e moda del 48%. Parliamo di cifre che non sono marginali, e quindi parliamo di una situazione veramente drammatica e critica. Allora io cerco tutte le occasioni per stimolare un dibattito, perché ci sia un'apertura, perché ci sia un dialogo che si instaura e che torna ad essere costruttivo e positivo, anche per riconsiderare le decisioni. Siccome è uscita una notizia in base poi in merito all'abbattimento del MIG della Malesia, che metterebbe in dubbio, insomma, così anche la ricostruzione e l'attribuzione, no, io non lo so, voglio dire, io ho detto, l'ho messa lì sul tavolo per riaprire il dialogo, perché io mi auguro che al più presto ci sia un confronto sereno e si torni ad essere positivi e costruttivi. Tra l'altro, vede, io penso che in un mondo dove davvero la globalizzazione è un dato di fatto, dove anche chi propugna l'uscita dall'Europa, comunque, voglio dire, secondo me non darebbe una soluzione a un problema che non stiamo vivendo, di confrontarci con il mondo. Non è che se io esco dall'Europa, non esco dalle regole, no, del commercio internazionale, esco dalle grandi associazioni, ormai c'è l'ICANN che regola, no, tutte le cose del web, c'è l'ICAO che regola tutta quella che è l'aviazione mondiale, cioè ormai ci sono organismi sovranazionali, globali, che regolamentano un po' tutti i settori. Quindi l'illusione che vende qualche populista che basterebbe sfilarsi dall'Europa per tornare a una sorta di giardino dell'Eden, quel mondo che abbiamo lasciato non lo ritroveremo. Noi dobbiamo andare in avanti, trovare soluzioni concrete in tempi rapidi a problemi urgentissimi e drammatici, ma quell'Eden che tanti sventolano, che sarebbe un po' ritornare a quel mondo che abbiamo conosciuto prima di questa globalizzazione, è un mondo che non esiste più. Quindi torneremo indietro verso un non luogo, verso un luogo che non c'è più. E quindi, diciamo, non credo che vendere fumo ai nostri concittadini sia un qualche cosa che ci faccia del bene. Però dobbiamo trovare al più presto delle risposte, e penso che la Russia debba tornare ad essere un interlocutore dell'Europa e un partner imprescindibile per l'Europa. Poi abbiamo la stessa cultura, le stesse radici cristiane, abbiamo, io non lo so, io sono cresciuta con la letteratura russa, da Tolstoi a Solzhenitsyn, li ho amati tutti e li ho sentiti profondamente vicini alle mie radici, e quindi sono cresciuta nella, forse illusione, ma così sono cresciuta, che la Russia sia un pezzo di Europa. C'è però una tendenza in Italia, molte forze politiche hanno delle posizioni molto vicine alla Russia, dunque sembra proprio che l'Italia potrebbe essere un ponte, no? Potrebbe essere sicuramente, un ponte, e lo dialogo. È già tra ma l'altro. Noi abbiamo questa vocazione, sì. Perché se lei va a vedere, no? Io ho incontrato i Lagunari, che sono un corpo speciale basato, no, a Venezia, quindi nella mia regione, e così sentendo dalla loro esperienza vissuta sul campo anche nelle missioni di pace che loro hanno fatto, loro ci hanno detto proprio, confermato quello che tante volte abbiamo sentito, cioè che le nostre forze di pace sono le più amate, quelle che riescono ad avere il dialogo più costruttivo con i popoli che vanno ad aiutare. E credo che questa capacità di dialogo, di apertura, che ha radici molto antiche, nei secoli se non addirittura nei millenni del nostro popolo, sia un valore aggiunto che l'Europa può mettere a frutto. Noi possiamo essere davvero un ponte per tante situazioni, proprio per questa nostra capacità.
mettersi nelle, come si dice, no, nelle scarpe degli altri. Certo. Lei volerà a breve a Lima all'annuale conferenza di fine anno sul cambiamento climatico. A quale numero siamo? Lei è stata... Dunque, io 6, dal 2008, 7, 2008 dunque quindi sono... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la settima. Questa è la settima, è la settima, anno della crisi. Esattamente. Tempo di lasciare, ogni divorziare. Conferenza, forse lei sarà d'accordo con me, ci sono sempre grandi aspettative. È la conferenza dell'anno, è la conferenza della svolta. Cosa prevede lei invece per questa conferenza di Lima? Ah, guardi, io credo, credo che ogni anno noi assistiamo a questa cosa che giustamente lei dice, no? Si alza l'aspettativa, e ultimamente però un pochino forse il massimo si è raggiunto con Copenaghen, che è stata la mia prima conferenza e dove tutti aspettavano, perché era appena stato eletto Obama, arrivava il presidente amico dell'ambiente e avrebbe sicuramente, dicevano tutti i media del mondo, firmato finalmente questo accordo globale, ignorando così, come fosse un dettaglio, il fatto che per il presidente degli Stati Uniti è impossibile firmare un accordo internazionale se non c'è già una legge passata al Congresso che sostenga esattamente quei dati e quei termini che il Presidente dovrebbe andare a firmare. Quindi noi sapevamo benissimo che non avrebbe firmato, però abbiamo fatto finta che. Ecco, purtroppo questo è un vizietto che abbiamo di creare delle aspettative. Ultimamente però, siccome i problemi sono diventati reali e siccome non ce lo possiamo permettere un pochino di meno, diciamo un approccio un po' più realistico, mi sembra, lo abbiamo raggiunto. Soprattutto vedo che l'Europa sta ammorbidendo la sua rigidità. A me è sempre impressionato una cosa, vedere un'Europa che si sedeva al tavolo del negoziato dicendo questo è il problema, questa è la soluzione. Mi sembra, seguitemi, chi non sta con me non ha, no, non è un modo di negoziare. Oltretutto noi siamo oramai nel mondo soci di minoranza rispetto alle emissioni della CO2, mettiamo circa il 10% delle emissioni globali. Detto questo, non si è mai visto che un socio al 10% imponga al 90% la sua soluzione al problema nei dettagli. Ecco, un approccio però è diventato più concreto, più realistico, grazie purtroppo anche a questa crisi che stiamo attraversando, e forse se noi approcciamo il discorso da un punto di vista più pragmatico, se andiamo invece che a pensare di imporre target vincolanti con i numeri scritti nero su bianco, ai quali io credo poco, nel senso che non credo che si arriverà su questa base ad avere le firme, per esempio, di due importanti emettitori come Stati Uniti e Cina, anche perché questo comporterebbe che poi gli altri partner potrebbero andare a ficcanalzare a casa loro, dire fatemi vedere a che punto siete con le emissioni. Io credo che Stati Uniti e Cina, non, per come li ho conosciuti a questi tavoli, non vorrebbero avere degli estranei che vanno a guardare a casa loro e a controllare. Mentre penso che se noi ci mettiamo con un approccio più pragmatico a, per esempio, a incentivare la ricerca, a puntare sulle tecnologie, a fare degli accordi bilaterali o multilaterali, ecco, questo mi sembra un percorso che in fondo è quello che stanno facendo gli Stati Uniti e Cina, per esempio, no, con i loro accordi. Certo. A questo approccio io credo molto e penso che questa sia la soluzione. Mi auguro che questa sarà la strada che imboccheremo, perché allora ci credo che a Parigi troveremo finalmente un accordo globale, che è l'unico che può dare un risultato. Se noi che mettiamo il 10% anche azzerassimo le nostre emissioni, sarebbe troppo poco per combattere i cambiamenti climatici. Non raggiungeremo nessun effetto se non quello di mettere sulle spalle delle nostre aziende dei costi eccessivi e provocheremo la desertificazione dell'Europa con nessun vantaggio ambientale, perché come lei mi insegna la CO2 non è come le piogge acide che le calcolo sul terreno dove vengono prodotte. La CO2 è l'inquinamento locale, la CO2 va computata a livello globale. Che io emetta qui o che emetta a Shanghai, per il pianeta è la stessa cosa. Quindi se io delocalizzo le mie aziende e non produco più CO2 in Europa, vado a produrre a Shanghai o a Dubai, in qualunque altra parte del mondo, il saldo, il computo non cambia, anzi
avendo spesso gli altri posti delle regole meno stringenti e meno vincolate dell'Europa, io per produrre la stessa quantità emetto ancora di più e in più poi ci deve aggiungere le emissioni del trasporto, perché comunque non è che noi smettiamo di produrre e smettiamo anche di consumare. Quindi lei capisce che noi faremo uno sforzo enorme con nessun vantaggio per l'ambiente e con un grave danno economico per l'Europa. Bene, chiudiamo un po' con un tema diciamo più tecnico, la direttiva ILUC. Ecco, due battute su questo tema che nella scorsa legislatura ha avuto una grande risonanza e ci sono molti operatori che sono preoccupati. La direttiva ILUC si occupa della destinazione dei suoli, no? E quindi strettamente collegata all'utilizzo ai biocarburanti e all'utilizzo di quale, diciamo così, materia prima si utilizza per produrre questi biocarburanti. Allora, detto che le finalità sono buone, anche qui c'è stato un piccolo ripensamento, perché nel momento in cui c'è stata una generazione di biocarburanti che utilizzava materia prima che poteva avere la destinazione invece verso l'alimentazione, si è capito che nel momento in cui per la crisi del pianeta, per l'aumento demografico, eccetera, eccetera, uno dei temi, che saranno anche dei temi dell'Expo, no, a Milano 2015, no, di nutrire il pianeta e quindi di fronteggiare la possibile scarsità di cibo o comunque porsi il problema di come alimentare e nutrire al meglio tutti i miliardi di esseri umani che popolano e continueranno fortunatamente ad abitare questo pianeta, si vuole orientare la produzione di biocarburanti più su materie prime che non abbiano la destinazione anche dell'alimentazione. Un esempio, anche se qui non parliamo di biocarburanti, ma di come l'economia verde e di come la chimica verde anche possa essere virtuosa, io lo darei ai nostri ascoltatori dicendo quello che sta facendo l'Italia, che ha la tecnologia migliore per le plastiche biodegradabili e biocompostabili e che per produrle si sta orientando a utilizzare cardi che possono quindi essere prodotti e coltivati su un terreno pietroso che non sarebbe adatto all'agricoltura, quindi non va a togliere nulla al terreno che può essere utilizzato per alimentare le persone e con i cardi che appunto non sarebbero proprio tra le prime materie, non sono grano, non sono materia per nutrire le persone. Quindi una tecnologia straordinaria che abbiamo solo noi senza danneggiare, senza togliere suolo destinato invece all'agricoltura e quindi a nutrire il pianeta, come dice l'Expo, che sarà un momento importante per fare il punto della situazione su tanti temi, dalla sicurezza alimentare, all'agricoltura, la destinazione dei suoli e speriamo anche un punto importante, fondante per noi italiani, per combattere la contraffazione, il cosiddetto Italian un altro sounding, tema. Un altro tema che per noi è di vitale importanza. Spinoso. Perfetto, grazie molto, onorevole. Ringraziamo i nostri telespettatori di New Europe Studio in Place Jourdan a Bruxelles.